Italia è impossibile, imprevedibile, difficilissimo e totalmente in mano al caso, ok? Per cui il mercato dell'exit, cioè quando tu, ok? Per cui non si può pensare di fare solo la venture incubator classica, cioè non si può pensare di continuare a prendere startup e vendere startup, perché due motivi: tu vendi se hai due cose. Uno, un investitore in una fase intermedia che mette un round importante per la fase di internazionalizzazione. Esempio classico: in WhatsApp, un fondo di investimento americano che si chiama Sequoia, conoscete? Uno dei più grossi, ci ha investito 50 milioni di euro e WhatsApp dopo lo usava tutto quanto il mondo. Noi dal 2005 abbiamo investito 15 milioni di euro in 60 progetti, quelli lì hanno investito 50 milioni di euro in un progetto unico e noi siamo quelli che hanno investito di più in Italia. Per cui questa fase qui è molto difficile perché servono tanti soldi, ok? Seconda cosa, te conosci qualcuno che comprerebbe WhatsApp per 19 miliardi di dollari in Italia? Non esiste. La prima cosa che tu ti chiedi è: ma sto WhatsApp chi l'ha mai pagato? Cioè dove fa soldi? Ok? Noi abbiamo la mentalità che, cioè, quanto fatturi? Quanto è il tuo piano? Quando arrivano da noi le imprese, no? Sì, bella questa affare, ma quanto fatturate? Noi non fatturiamo, noi facciamo soldi quando vendiamo, ok? E loro questa cosa qui li destabilizza totalmente. Infatti WhatsApp, 19 miliardi, chi di voi ha mai pagato WhatsApp? Nessuno. Beh, tranne quelli vecchi, quelli un po' più giovani che hanno dovuto. Io l'avevo da prima, no? Capito? Lui dice, ma come fa a essere? In America c'è la concezione, in America e in Israele, di comprare tecnologia, anche se il business model non è ben chiaro. Da noi questa cosa non esiste, ok? Per cui, le vendiamo tutte? No. Alcune cerchiamo di tenerle dentro e utilizzarle per i servizi che fanno, per i servizi che offrono. Ossia, se vediamo che una startup è molto interessante, soprattutto quella degli investimenti diretti, dove abbiamo quote più grosse, diciamo, guarda, non ti vendiamo, ti teniamo qui e praticamente siamo noi quelli con cui fanno la partnership, ok? Cioè, invece di darli via a un'azienda esterna, diciamo, stai qui, magari ti facciamo un affitto più basso, ti diamo più servizi, però stai qui e ti usiamo noi come erogatore di servizi.